Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Io sono Martina e oggi vi parlo di 10 buone abitudini da un minuto che miglioreranno la vostra vita. Quante volte vi sarà successo di voler inserire nella vostra quotidianità delle buone abitudini, ma accorgervi che poi questo non è così semplice? Bene, io sono qui per suggerirvi 10 piccole abitudini della durata di un solo minuto che però sapranno rivoluzionare le vostre giornate. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirà un mio nuovo video. E se non lo fate già, seguitemi anche su Instagram. Io sono Martina Tazza. Cominciamo! 1. Pulire la scrivania. Se fate un lavoro che vi richiede di rimanere seduti a lungo alla vostra scrivania, può capitare che questa diventi un macello. Ecco, ci vorranno esattamente 60 secondi per rimettere in ordine. Si tratta semplicemente di prendere tutte le cose che sono sparpagliate in giro e rimetterle al proprio posto ed eventualmente dare una passata veloce alla superficie con un panno per spolverare. Ecco, ci vuole davvero poco, ma il risultato è evidente. Ordine visivo uguale ordine mentale. Lavorerete meglio e con maggiore concentrazione e avrete usato soltanto un minuto della vostra giornata. 2. Scrivi 3 cose di cui essere grato. Questo è un consiglio abbastanza comune ma davvero efficace. Che sia di sera o di mattina, prenditi 60 secondi per scrivere 3 cose di cui sei grato. Può bastare anche soltanto una parola. Questo permetterà al tuo cervello di svegliarsi con qualcosa di positivo, pensando a qualcosa di positivo, oppure addormentarsi, ripensando alle cose belle della giornata. Questo darà una svolta al tuo riposo o all'intera giornata che si presenta davanti a te. 3. Fai digital decluttering. Cosa significa? Significa prendere il telefono e per 60 secondi ogni giorno cancellare tutto quello che c'è di inutile: mail, messaggi, fotografie, app. Insomma, tenere con costanza questa abitudine ti permette di avere un telefono alleggerito e non dover fare tutto insieme in una volta, trascorrendo 2 ore ad impazzire tra vecchie fotografie o decine e decine di mail da cancellare e revisionare. 4. Fai movimento. Questa abitudine è utile per chi fa un lavoro sedentario, quindi prendetevi un minuto per alzarvi in piedi e fare un po' di stretching. Questo riduce lo stress, aumenta la vitalità e l'energia. Saranno 60 secondi che rivoluzioneranno tutto il vostro lavoro. 5. Respira. Anche in questo caso, se fai un lavoro molto stressante, potrebbe essere necessario prenderti un minuto di pausa. Si tratta semplicemente di smettere di fare qualsiasi cosa tu stia facendo e concentrarti sul tuo respiro, magari chiudendo gli occhi. Inspiri ed espiri profondamente. Basteranno 60 secondi per riossigenare il cervello, chiarire le idee, svuotare la mente e ridurre lo stress. Dopo questo esercizio, riprenderai a lavorare con maggiore forza, energia e concentrazione. 6. Idratazione. Si tratta di prendersi 60 secondi di tempo durante la giornata per bere un bel bicchiere d'acqua. Non ci idratiamo mai abbastanza. Chiunque io abbia sentito nella mia vita mi ha detto: no, io non bevo abbastanza. Quindi, insomma, utilizzare 60 secondi, anche meno, per bere un bel bicchiere d'acqua non può che farci bene. Infatti, idratare il nostro corpo permette di aumentare il focus, migliora l'umore e migliora anche le nostre capacità cognitive. 7. Scrivi le tue spese giornaliere. Tenere questa abitudine è importantissimo. Prenditi un minuto di tempo la sera per appuntare tutto ciò che hai speso durante la giornata. Fatto con costanza, ti permette di tenere sotto controllo le tue entrate e le tue uscite, riducendo così lo stress e l'ansia derivanti dalla gestione dei soldi. 8. Prepara i tuoi outfit la sera prima. Questo consiglio lo do davvero a tutti perché io lo faccio da anni ed è utilissimo. Utilizzare un minuto del proprio tempo per preparare i vestiti da indossare il giorno dopo ha in realtà degli effetti positivi davvero enormi. Difatti, la mattina, sapendo già cosa indossare, potrai rallentare e non iniziare la giornata di corsa come magari fai di solito. Inoltre, il nostro cervello durante la giornata deve compiere migliaia di scelte in ogni momento. Quindi ridurre il numero di queste scelte, come ad esempio quella di dover decidere che cosa indossare subito la mattina appena svegli, ti permetterà di risparmiare anche un po' di energia. 9. Getta subito carte e scontrini. Quando torni a casa, sicuramente avrai la borsa piena di scontrini, carte oppure fazzoletti, foglietti. Qualsiasi cosa si sia accumulata nella tua borsa o nelle tue tasche durante la giornata, gettala immediatamente appena arrivato a casa. In questo modo non dovrai farlo tutto insieme in una volta e il tuo portafoglio, la tua borsa o le tue tasche saranno sempre leggere. 10. Tutto ciò che utilizzi, rimettilo immediatamente a posto. Anche questa abitudine richiede massimo 60 secondi, probabilmente meno. Si tratta davvero di accorgersi che quando utilizziamo qualcosa, spesso poi
lo lasciamo in giro per casa invece di rimetterlo al suo posto. Parlo ad esempio dei vestiti da lavare. Invece di appoggiarli su una sedia o in fondo al letto, portiamoli direttamente nel cesto dei panni che poi dovranno andare in lavatrice. Oppure se utilizziamo le forbici, invece di lasciarle sul tavolo, riponiamole nel cassetto. O ancora, quando prendiamo la posta, smistiamola e riponiamola al suo posto. O ad esempio, se siamo stati sul divano e i cuscini sono tutti in disordine, quando ci alziamo, rimettiamoli al loro posto. Questo aiuta a tenere la casa in ordine, quindi a ridurre il lavoro che dobbiamo fare noi. E poi devo dire che quando ci guardiamo intorno e vediamo che le superfici sono libere, il divano è in ordine, la camera da letto è ordinata, insomma, stiamo anche bene dentro. Bene, queste erano le 10 mini abitudini della durata di un minuto che puoi portare nella tua quotidianità. Ne avresti altre da consigliare? Se sì, fammelo sapere nei commenti oppure scrivimi quale di queste abitudini senti di poter portare nella tua vita. Noi ci vediamo prestissimo in un altro video. Ciao!